Grazie Stefano. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Quella che presentiamo oggi è il workshop dell'Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita dal titolo The Good Algorithm, Artificial Intelligence, Ethics, Law, Health. Un workshop, un cantiere aperto ad intelligenze e pensatori di un'incredibile varietà di ambiti, che si confronteranno su un tema che ha un grande impatto sulla vita umana, in molti suoi aspetti, dalla medicina all'economia, dal sociale fino al mondo politico. Parlando alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita lo scorso 25 febbraio, il Papa sottolineava come, se da un lato lo sviluppo tecnologico ci ha permesso di risolvere problemi fino a pochi anni fa insormontabili, d'altro lato sono emerse difficoltà e minacce talvolta più insidiose delle precedenti. Siamo sull'orlo di grandi cambiamenti. Lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale sempre più progrediti sulla base dell'enorme quantità e qualità dei dati disponibili apre interrogativi profondi su cosa qualifica l'uomo e la vita umana. Il Papa sintetizzava: la macchina non si limita a guidarsi da sola, ma finisce per guidare l'uomo. Allora, davanti a questo mondo in rapida e profonda trasformazione, si può fuggire e nascondersi, magari osservando e condannando quanto fa più paura, oppure si può scegliere di amare l'uomo con tutto quello che ne consegue. E la tecnica, diceva il Papa, è caratteristica dell'essere umano. La Chiesa sceglie di amare l'uomo e con l'incontro dei prossimi giorni offre uno spazio di riflessione per ridurre il rischio che sia tecnologizzato l'uomo e cercare vie per umanizzare la tecnica. Ma a presentare l'incontro saranno i nostri ospiti di oggi, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e il Reverendo Padre Paolo Benanti, accademico della Pontificia Accademia per la Vita, professoressa Maria Chiara Carrozza, professore ordinario di bioingegneria industriale alla Scuola Superiore di Sant'Anna a Pisa. Nel ringraziare loro di essere presenti, ringraziamo anche gli altri ospiti che sono qui presenti in sala oggi per la loro presenza, per essere venuti, per l'ascolto. E darei ora la parola a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia. Grazie. Grazie, direttore. Un saluto a tutti voi. Iniziamo con quell'affermazione che Papa Francesco ama ripetere: siamo in un tempo di cambiamento d'epoca e non c'è dubbio che siamo di fronte a un passaggio inedito nella storia umana, ma che sta cambiando in una profondità e con una velocità inusitata sino ad ora. Per me il problema della più urgente, o comunque che ci tocca in particolare, è che per la prima volta nella storia umana l'uomo ha la capacità di distruggersi, di distruggere la creazione. Pensiamo all'esplosione atomica, di distruggere il creato, pensiamo all'esplosione ecologica e ultimamente, e per me in maniera ancora più drammatica, alla possibilità di trasformare, di modificare in maniera radicale l'umano, la vita umana. Papa Francesco chiese all'Accademia di riflettere sul senso della vita umana in maniera più profonda e larga. Ci disse di sviluppare la riflessione sul versante delle nuove tecnologie oggi definite emergenti e convergenti, come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le biotecnologie, le nanotecnologie, la robotica. Con i risultati ottenuti dalla fisica, dalla genetica e dalle neuroscienze, come pure dalla capacità di calcolo di macchine sempre più potenti, è oggi possibile intervenire nella stessa vita umana. L'innovazione digitale, infatti, tocca tutti gli aspetti della vita, sia personali che sociali, e incide sul nostro modo di comprendere non solo il mondo, ma anche noi stessi. Le decisioni, anche le più importanti, come quelle in ambito medico, economico, sociale e anche politico, sono oggi il frutto di volere umano e di una serie di contributi algoritmici.
la vita umana viene a trovarsi al punto di convergenza tra l'apporto propriamente umano e il calcolo automatico, cosicché risulta sempre più complesso comprenderne l'oggetto, prevederne gli effetti, definirne le responsabilità. L'Accademia per la vita si è inoltrata in questo campo, ovviamente senza abbandonare i territori più tradizionali, come quelli che riguardano la nascita, quindi abbiamo gruppi che continuano a studiare sui temi dell'aborto, della diagnosi prenatale, oppure del fine vita, quindi continuiamo l'impegno per riflettere ancora sull'eutanasia, il suicidio assistito, le cure palliative, oppure il tema per esempio della salute dei migranti, oppure lo sviluppo delle ricerche sulle cellule staminali embrionali. Tutto questo continua. 2 anni fa abbiamo affrontato nell'Assemblea Generale il tema della tutela e promozione della vita umana nell'era tecnologica e quindi nell'orizzonte della bioetica globale. L'anno scorso ci siamo fermati soprattutto sul tema delle questioni etiche poste dalla robotica, che abbiamo chiamato la roboetica, e quest'anno, come in una continuità ideale con quello che avevamo già affrontato, parleremo appunto dell'etica e dell'intelligenza artificiale. In realtà non è stata solo una nostra iniziativa, ma tralascio il racconto, ma siamo stati anche sollecitati dagli stessi interessati ad accompagnarli in questo processo creativo che loro continuano a fare. È in questo l'orizzonte nel quale si colloca l'Assemblea Generale, in particolare l'evento del 28 febbraio, al termine del quale è prevista la firma di una call da parte del presidente di Microsoft, del vicepresidente dell'IBM, del direttore generale della FAO, con la partecipazione anche del presidente del Parlamento europeo, una call che poi presenteremo a Papa Francesco. Indubbiamente tutto questo risponde all'urgenza, se volete, a una forte ambizione morale per, come dire, per evitare, come diceva già il direttore, che sia la tecnica a gestire l'umano e non viceversa, perché sia l'umano a, semmai, appunto, umanizzare la tecnica. Insomma, scegliamo di non subire il potere degli algoritmi, qualcuno parla di algocrazia, per intraprendere un altro cammino, quello di una, appunto, umanizzazione, potremmo dire di una algor etica. Ecco, questo è il versante nel quale noi ci siamo impegnati e per il quale è stata elaborata questa call for artificial intelligence ethics. Questa call non è un testo ufficiale dell'Accademia, ma un documento di impegni condivisi da noi proposti, ma la cui forma breve e sintetica offre alcune linee per un'etica dell'intelligenza artificiale, nel quale si formulano anche alcuni impegni legati fondamentalmente a 3 ambiti: un ambito etico, un ambito giuridico del diritto e un ambito educativo. E chi firma questa call ovviamente si impegna a osservarne ovviamente i contenuti, ovviamente anche pagandone il prezzo, è ovvio. Quindi con questo gesto l'Accademia avvia un itinerario. In questo senso non avvia esclusive partnership industriali, né sponsorizza alcunché e né è sponsorizzata da nessuno, neppure per questo evento.
ma condivide, e se mi permettete, senza ingenuità, tratti di cammino con quanti hanno un desiderio serio di comprendere meglio come promuovere il bene dell'umanità e di compiere alcuni passi in questa direzione, verificando le proprie pratiche e nella disponibilità, appunto come dicevo prima, a pagarne anche i costi che ne derivano. L'orizzonte che noi abbiamo, se posso riassumerlo in una sintesi più finale, ecco, per noi la vita è, come dire, iscritta nella difesa, promozione dell'intera famiglia umana, cioè dei 7 miliardi di uomini e donne che siamo qui, perché custodiscano la casa comune del pianeta che tutti dobbiamo abitare oggi e che le giovani generazioni dovranno abitare domani. Ecco, per noi il termine vita non è un concetto astratto, è questo qui, è l'intera famiglia umana che abita la casa comune. A tutto questo deve servire appunto anche questa tecnologia avanzata. Quindi l'intento della Call in questa prospettiva è dar vita a un movimento che si allarghi e coinvolga anche altri soggetti, istituzioni pubbliche, ONG, industrie, parlamenti, gruppi per produrre un indirizzo nello sviluppo e nell'utilizzo delle tecnologie derivate dall'intelligenza artificiale. Da questo punto di vista possiamo dire che la firma del 28 è il primo passo, non è il punto d'arrivo, è un inizio per un impegno che noi vorremmo si allargasse. In questo senso il documento non lo diamo oggi perché sarà dato al momento della firma e il documento sarà disponibile appunto da venerdì in un sito apposito, dedicato appositamente alla call, www.romcall.international. L'Accademia ha sentito la responsabilità di affrontare queste tematiche con un suo specifico anche rapporto con quelle tecnologie che hanno un legame diretto con il mondo sanitario e la cura e la tutela della vita, e per questo è qui anche la presenza della professoressa Carrozza. L'attività umana in questi settori appare sempre più, come dire, importante da tutti i punti di vista. In questo senso l'innovazione tecnologica, mentre, come dire, sfida il mondo intero, ecco, ci sfida come Accademia, come Chiesa, e vorremmo con questo evento, con l'incontro di domani, dopodomani e in particolare del 28, ecco, offrire il nostro contributo, appunto perché quello che qualche studiosa chiama il capitalismo della sorveglianza o il potere dell'algoritmo sia vinto dal potere dell'uomo, anche perché, grazie a Dio, il tema della intelligenza umana è più largo di quello dell'intelligenza artificiale. Purtroppo usiamo lo stesso termine con qualche ambiguità. Sappiamo così poco dell'intelligenza umana che sarebbe drammatico affidarsi alla cosiddetta intelligenza artificiale. Ma è anche per questo che facciamo il nostro congresso e ci auguriamo che possa essere davvero utile per tutti coloro che vi parteciperanno e anche contributo per la comunità umana. Grazie. Grazie Eccellenza, grazie anche per averci affidato un po' quello che è l'orientamento dei lavori di questi giorni, un itinerario dall'algocrazia, diceva, all'algoretica. Interessante anche questa sottolineatura che faceva della call che sarà formalizzata nei prossimi giorni e che tendiamo di poter leggere. E prima di passare agli altri relatori di oggi, c'è un breve video che ci introduce anche ai lavori dei prossimi giorni
che prego cortesemente di inviare per poter vedere. Grazie. Bene, darei... Bene, con i titoli di coda darei ora la parola al padre Paolo Benanti, accademico della Pontificia Accademia per la Vita. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, come accademico e come teologo, chiaramente la prima domanda che mi faccio non è immediatamente sulla tecnologia, ma su chi della tecnologia è autore e della parte umana. E la domanda è che connessione c'è tra uomo e tecnologia? Non di rado nell'ultimo secolo abbiamo sentito anche riflessioni molto negative. Noi sviluppiamo tecnologia secondo qualcuno perché ci manca qualcosa. È chiaro che se ci manca qualcosa, questo ha delle conseguenze tanto sulla comprensione che abbiamo di noi stessi, quanto sulla comprensione che abbiamo dell'impatto della tecnologia sul mondo. Qui mi limito brevemente a sottolineare il fatto che noi come esseri umani abbiamo una condizione peculiare. Prendiamo per esempio un elefante. Se un elefante vive qualcosa, non scorderà la famosa memoria di elefante, così per rimanere nell'esempio, tutto quello che ha vissuto. Ecco, noi no. Noi per ricordarcelo abbiamo bisogno dei notebook, della penna, del quaderno per scrivere. Perché? Perché viviamo cose che eccedono anche la nostra costituzione biologica. Ecco, quindi guardare all'uomo come un qualcosa di eccedente, un'eccedenza, è il primo passo per entrare nella prospettiva anche della Pontificia Accademia per la Vita al nostro interesse per la tecnologia e per questa tecnologia. Perché? Perché se è vero che l'artefatto tecnologico esiste da sempre, noi conosciamo gli strati della civilizzazione umana in base ai lasciti tecnologici che facciamo, a partire dalle pitture rupestri, è anche vero che l'artefatto tecnologico non sempre è stata la stessa cosa. Ci sono state delle particolari momenti o condizioni nella vita dell'uomo in cui abbiamo sviluppato tecnologie che non servivano a fare una cosa specifica, ma che cambiavano il modo con cui facevamo tutte le cose. Ecco, la storia della tecnologia chiama questi momenti rivoluzione. Quando è arrivato il vapore, quando è arrivata l'energia chimica, quando è arrivata l'energia elettrica. L'energia elettrica non serve a fare una cosa, ma ha cambiato il modo con cui abbiamo fatto tutte le cose. E oggi, ecco, oggi sembra essere di fronte, sembra che siamo di fronte a un nuovo momento di questo tipo, in cui le tecnologie che stiamo sviluppando, le intelligenze artificiali, non sono innanzitutto per fare una cosa, ma stanno cambiando il modo con cui facciamo tutte le cose. L'intelligenza artificiale, come l'elettricità e l'elettronica, è destinata a cambiare il modo con cui faremo tutte le cose. Di fronte a questo si può essere tecno-utopisti, pensare che questo strato della tecnologia risolverà tutto, oppure tecno-apocalittici, pensare che la tecnologia ci annienterà. Ecco, essere tecno-etici, essere persone che si chiedono il senso delle cose, come abbiamo già sentito, richiede una prospettiva diversa. Ma com'è possibile che questa tecnologia sia esplosa?
Dobbiamo riconoscere che i primi a pensare la possibilità di far surrogare alla macchina alcuni tipi di comportamenti che imitano il comportamento umano sono stati alcuni tecnici e scienziati negli anni 60. E pur tuttavia, anche se pensata negli anni 60, questa tecnologia non ha funzionato, c'è stato quello che si chiama l'inverno delle intelligenze artificiali, fino alla fine del Novecento, ai primi anni del 2000, quando una sufficiente potenza di calcolo e un numero grande, molto grande, di dati accumulati ha reso possibile e funzionante una cosa che era semplicemente sognata negli ultimi 40 anni. E allora, di fronte a questo, oggi alcune famiglie di algoritmi danno luogo a quel complesso mondo che normalmente viene indicato come intelligenza artificiale o AI, scritto in forma più compatta, dove almeno teoricamente abbiamo iniziato a lavorare dagli anni 60. Ma che cosa cambierà tutto questo? Beh, se la prima e la seconda rivoluzione industriale, così come l'abbiamo chiamata, ci hanno fornito forme di energia alternative ai muscoli, non serviva più direttamente la mano su quel manicum di cui era dotato ogni utensile, ecco che la terza ha prodotto la rivoluzione industriale elettronica, macchine automatiche, stravolgendo il concetto di catena di montaggio e di operaio. Quella che sembra iniziare adesso non cambia l'energia muscolare, non cambia semplicemente il processo di automazione, ma cambia la stessa interfaccia tra noi e la realtà, cambia il processo di cognizione, può cambiare il modo con cui capiamo noi stessi e la realtà. I sistemi di AI che si stanno sviluppando sono capaci di adattarsi e adeguarsi alle mutevoli condizioni in cui operano, un po' come farebbe un essere intelligente, da qui questo nome così affascinante e così pervasivo, simulando ciò che farebbe una persona. In altri termini, oggi la macchina può surrogare l'uomo nel prendere decisioni e nel compiere scelte. E se una macchina lo può fare, domanda tecnica, ecco che si apre la grande domanda etica. Possiamo fare eticamente tutto ciò che tecnicamente magari potremmo essere in grado di fare? Se le altre rivoluzioni industriali hanno riguardato soprattutto l'operaio, il famoso colletto blu, quella che sta avvenendo riguarda soprattutto i colletti bianchi. Perché c'è un paradosso nel mondo della robotica, il paradosso di Moravec, che dice che è molto più facile far fare una macchina un'operazione cognitiva alta, posso far fare molto facilmente la radice cubica di 27 a una calcolatrice, che non, per esempio, addestrare una mano robotica ad aprire una maniglia di una porta, cosa che un bambino impara a fare a 2 anni. Ecco, allora questo apparente paradosso fa sì che probabilmente è sproporzionato parlare di apocalisse, ma tutti quei lavori che oggi appartengono alla middle class, quei lavori ad alto impatto cognitivo, probabilmente saranno i primi ad esserne impattati, provocando un grande cambiamento sociale. Oggi l'intelligenza artificiale e i suoi algoritmi di apprendimento automatico, quello che si chiama normalmente il machine learning, in alcuni casi riescono a fare diagnosi mediche con una percentuale di esattezza che sembra competere con quella di un medico umano. Sia ben chiaro, in alcune discipline mediche, in alcuni casi e con alcune patologie specifiche. Però questo ci interroga. Possono prevedere chi potrà ripagare un prestito, grazie ai dati raccolti, in una maniera che sembra essere molto più performante di quanto può fare un direttore di banca. Secondo alcuni sviluppatori che vogliono implementare tali tecnologie, possono capire meglio di noi se esiste un'affinità affettiva con la persona che ci troviamo davanti. Il vecchio e affascinante mondo dell'amore sembra anche questo poter essere toccato dalle intelligenze artificiali. Ecco che il vero potere delle intelligenze artificiali sembra quello di spostare il modo con cui facciamo le cose. Riescono a predire ciò che accadrà. Il potere predittivo di questi sistemi ci affascina e ci interroga. Tuttavia, di fronte a queste accuratezze, non hanno, almeno in alcuni casi, un'equivalente capacità esplicativa. Non riusciamo con alcuni algoritmi, se apriamo questo cofano virtuale sotto cui girano, ad avere una spiegazione formale del perché indicano quello che indicano. Gli algoritmi più efficienti che conosciamo oggi sono quelli che in alcuni casi meno capiamo formalmente, rispetto ai quali siamo meno in grado di dire perché la macchina indichi il risultato che indica. A questo livello si apre una grande questione. Nel momento in cui la macchina surroga l'uomo nel prendere decisioni, che tipo di certezze dovremmo avere noi per lasciare che sia la macchina a scegliere
chi deve essere curato, per esempio, e come? In base a cosa dovremmo permettere a una macchina di designare chi di noi è degno di fiducia e chi no, nel momento in cui accediamo a una richiesta di prestito in banca? E che fine fa l'amore? Quella ricerca unica che ha mosso generazioni di uomini e donne prima di noi, se tutto diventa un calcolo. Se con un computer possiamo trasformare i problemi umani in statistiche, grafici ed equazioni, forse potremmo creare l'illusione che questi problemi siano risolvibili con i computer. Non è così. L'utilizzo dei computer e delle tecnologie informatiche nello sviluppo tecnologico di fatto mette in evidenza quella che è una grande sfida linguistica alla quale assistiamo oggi, che avviene al confine tra l'uomo e la macchina. Nel processo di interrogazione reciproca fra uomo e macchina sorgono proiezioni e scambi finora impensati. Sembra che la macchina si umanizzi, mentre l'uomo sembra dire a se stesso di starsi macchinizzando sempre di più. E allora la domanda che ci riguarda, a noi specialmente che ci occupiamo della vita, risuona così. Cosa vuol dire umanizzare la tecnica e non macchinizzare l'uomo? Quando compie delle scelte, l'essere umano conosce una qualifica profonda e radicale delle sue azioni, che non è un valore numerico, ma è un valore etico, il bene e il male. L'uomo ha sempre, con la propria libertà, un senso di responsabilità che la nostra tradizione occidentale ha formalizzato in una disciplina che si chiama etica. L'etica, caratteristica squisitamente umana, ci rende unici e si fonda sui valori. Anche la macchina sceglie su dei valori, ma sono i valori numerici dei dati. Ecco che qui emerge questa frontiera che richiede con urgenza di essere investigata, affrontata e gestita. Se vogliamo che la macchina sia di supporto all'uomo e al bene comune senza mai sostituirsi all'essere umano, allora gli algoritmi devono includere valori etici e non solo numerici. In sostanza abbiamo bisogno di poter indicare i valori etici attraverso quella materia prima che lavora la macchina, che sono i valori numerici, che nutrono l'algoritmo stesso. L'etica ha bisogno di contaminare l'informatica. Abbiamo bisogno di quella che abbiamo sentito che essere chiamata un'algoretica, ovvero di un nuovo capitolo di quella trattazione, che è la trattazione etica, che renda computabili le valutazioni di bene e di male che l'uomo affida nel suo pensare le sue decisioni. Solo in questo modo potremo creare macchine che possono farsi strumenti di umanizzazione del mondo. Dobbiamo codificare principi e norme etiche in un linguaggio comprensibile e utilizzabile dalle macchine, perché quella delle AI, delle intelligenze artificiali, sia una rivoluzione che porta a un autentico sviluppo e non solo a innovazione, è tempo di pensare all'algoretica. E se è uno sviluppo con l'uomo al centro, ecco che è una nuova forma di rinascimento, in inglese Renaissance, che scritto con fascinosità, con la I maiuscola al centro, dà anche titolo a parte del nostro convegno. Il 28 febbraio la Roma Call segnerà un importante passo in questa direzione. Due dei maggiori produttori di intelligenze artificiali, anche in servizio cloud, IBM e Microsoft, con la Pontificia Accademia per la Vita, firmeranno questo appello affinché alcuni principi etici siano presenti nei prodotti di intelligenze artificiali che sviluppano, vendono e implementano. La Call è una struttura aperta. Vuole essere l'inizio di un movimento, come abbiamo sentito, che metta insieme gli uomini di buona volontà per cooperare perché scelte etiche, paradigmi giuridici e adeguate azioni educative rendano la nostra società e la società civile capace di affrontare questa nuova stagione. Come dire, la sfida è aperta. Grazie. Bene. Grazie Padre Benanti, grazie per averci introdotto a questa sfida che si apre, che è già aperta e che su cui si comincerà a lavorare nei giorni a venire. Grazie per aver parlato di questo sviluppo umano, di questo rinascimento, Renaissance, diceva, con AI, con l'intelligenza artificiale che è inclusa all'interno. Darei ora la parola alla professoressa Maria Chiara Carrozza, professore ordinario di bioingegneria industriale, dicevamo, alla Sant'Anna di Pisa. Grazie professoressa. Buongiorno a tutti. Cercherò di far calare nel mondo della salute, della sanità e della cura della persona i principi che abbiamo appena ascoltato e l'importanza e l'enfasi di una call generalizzata, una chiamata, un movimento che deve suscitare attenzione per questo importante ambito. L'intelligenza artificiale è una delle cosiddette tecnologie abilitanti, cioè una tecnologia che permette di entrare nella quarta rivoluzione industriale che noi stiamo vivendo.
La quarta rivoluzione industriale riguarda il mondo della produzione di beni e servizi, un nuovo modo, una discontinuità nel produrre beni e servizi a cui stiamo assistendo oggi, la cosiddetta platformizzazione dell'economia, il modo di vendere oggetti, di offrire servizi attraverso le cosiddette piattaforme online che sta rivoluzionando il business anche dei beni più semplici. Ma la sua influenza dell'intelligenza artificiale andrà ben oltre la produzione di beni e servizi che ha caratterizzato il ciclo delle diverse rivoluzioni industriali ed entrerà pesantemente con un impatto sociale, culturale, che potrà avere un effetto anche dirompente sugli assetti e gli equilibri della nostra società. Per questo è molto importante comprenderla, comprendere i fenomeni che la caratterizzano, come nuova tecnologia trasversale e, come abbiamo detto, questo termine importante, abilitante, cioè che ci abilita, che abilita le istituzioni, gli enti, le imprese, chi produce, chi offre servizi, a entrare nel nostro mondo. Dobbiamo governare il cambiamento dell'intelligenza artificiale perché non ci sorprenda, magari generando più disuguaglianza di quella che vorremmo o generando un mondo iniquo, e utilizzando e cercando di utilizzarla per il meglio, per portare del bene, come portatrice di bene all'umanità. Come vedremo in quello che sto per dire, è molto importante questo discernimento, questa capacità e questa comprensione di quello che stiamo facendo e l'impatto che essa può avere nella società. Abbiamo quindi da una parte la trasformazione della quarta rivoluzione industriale, quella che ci ha portato a modellare in un cyberspace i prodotti, i processi manifatturieri, ad avere piattaforme che cambiano il nostro mercato e ci vendono e ci offrono servizi anche dove e quando non li cerchiamo, e che si basano anche sul trattamento dei nostri dati, la manipolazione, l'amplificazione, la creazione della nostra identità virtuale come identità virtuale che agisce nel cyberspace. Ecco perché la quarta rivoluzione industriale si accompagna a un'altra trasformazione di cui in un certo senso si nutre, che è la trasformazione digitale. La trasformazione digitale della nostra società che porta a creare nel cyberspace perfino la nostra identità digitale con tutti i nostri dati, con i nostri gusti, le nostre preferenze, non solo i nostri dati anagrafici, ma ben di più quello che abbiamo fatto, la nostra storia, i posti dove siamo andati. E hanno creato anche un cyberspace dove non solo c'è la nostra identità, ma ci sono dati e informazioni di tutte le cose con cui noi oggi abbiamo a che fare, creando la cosiddetta Internet of Things, cioè un mondo in cui si scambiano dati raccolti da tutto, dai beni, dai servizi, dalle case, dalle persone. Il traffico, in effetti, di dati è quello che caratterizza la trasformazione digitale, ben più importante di quello che una volta era il traffico della voce. Tanto è vero che i nostri smartphone oggi funzionano per il trasferimento di dati. La voce è diventata meno importante. Ecco allora che abbiamo da una parte l'intelligenza artificiale di cui abbiamo appena sentito parlare, e abbiamo anche i dati. I dati sono il carburante che alimenta l'intelligenza artificiale. Senza questi dati l'intelligenza artificiale non può funzionare. E quindi il dato è un elemento caratterizzante il business di questa economia. Ed è caratterizzante in tutti gli ambiti della società e della nostra vita, ma a maggior ragione nel mondo della sanità, dove la nostra salute, la tutela della nostra salute, dei nostri diritti, universali, quindi indipendentemente dalla cultura, dal paese, dall'etnia, dalla religione, devono essere garantiti e devono garantire, e quindi dobbiamo garantire questi valori che sono l'uguaglianza, la tutela della dignità, il modo di interfacciarsi fra i dati prodotti da una persona, quello che avviene con la manipolazione dei suoi dati e il mondo che si crea. Ecco perché è molto importante, io sono un ingegnere, un robot, robotica, mi occupo di robotica e cerco di far capire che abbiamo la quarta rivoluzione industriale, abbiamo l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, ma soprattutto abbiamo i dati che noi generiamo. Ecco,
Allora, se noi parliamo dei nostri dati clinici, i nostri dati clinici possono assumere un'importanza cruciale e di fatto la medicina sta cambiando grazie alla trasformazione digitale della cura delle persone. E quando noi parliamo della nuova medicina, la medicina del futuro, tutti noi, ricercatori, scienziati, tutti gli attori, gli stakeholder di questo mondo stanno lavorando per sviluppare algoritmi e medicina basata sulla personalizzazione della terapia, della cura, basata sui dati del paziente, la cosiddetta virtualizzazione del paziente e l'utilizzo di questi dati per avere indicatori predittivi. Per esempio, noi diciamo tecnicamente dell'outcome di una terapia, cioè che predicono quale sarà l'esito di una terapia o quale potrà essere la risposta di un soggetto alla terapia o se la terapia, quali effetti potrà produrre collaterali della terapia. Questo è quello che sta avvenendo e questo si basa sulla possibilità di avere i dati e di avere un forte, grande livello computazionale di elaborazione di questi dati. Allora la medicina, per la prima volta, si confronta, il medico, il clinico, con uno strumento fortemente predittivo, quasi in concorrenza o in antagonismo. Ricordiamoci che fin dalla sua creazione, ideazione, l'intelligenza artificiale, quando Alan Turing la propose, era un'emulazione del pensiero cognitivo umano. Quindi è nata così, è nata, non voglio dire in antagonismo, ma potenzialmente in antagonismo, nel senso di emulare il pensiero cognitivo. Quindi la medicina si troverà a confrontarsi con questo elemento nuovo. Il medico avrà uno strumento che potrà predire anche in maniera più rapida. Cosa fanno tutti gli altri milioni di medici nel mondo quando si trovano un caso clinico del genere? Cosa deciderebbero? Ecco, è basata sullo storico spesso di tutti i medici che prima hanno affrontato casi simili, è basata sullo storico del paziente, i suoi dati clinici precedenti, è basata su dei modelli interpretativi scientifici che magari si basano sulla genetica, sui dati disponibili ed elaborano. Ecco, però la medicina, e proprio per questo serve ed è utile ed è importante una call for action, deve rimanere una prerogativa umana, perché il confronto con una decisione automatica di cui non si conosce il percorso e l'esito, come ha detto bene padre Benanti poco fa, ovviamente in qualche modo rende marginale, può potenzialmente rendere marginale la decisione umana. Il secondo aspetto, e quindi la prerogativa umana della decisione, il secondo aspetto è l'importante rapporto fra il paziente e la tecnologia che prende in mano, a cui il paziente può donare o dare i suoi dati per essere curato, oppure li può dare per tutti gli altri pazienti e quindi magari donare i dati alla tecnologia perché si sviluppi una potenzialità medica, ma i dati donati alla tecnologia, donati al sistema, devono restare della collettività, non di alcuni che li sfruttano a scapito di altri. È anche un altro elemento, è il nuovo rapporto fra paziente e medico e quindi una nuova versione in un certo senso del rapporto fra paziente e medico mediata da questi algoritmi e quindi anche un rapporto che può essere ispirato a quello che oggi è il consenso informato, ovviamente adattato a un consenso informato che va bene al di là del qui e ora, perché il cyberspace, il machine learning, il fatto che accumuliamo dati va oltre il qui e ora della diagnosi in quel momento, perché sono i dati che poi sono la propria identità virtuale e anche il profilo clinico può essere usato in mille maniere, anche per calcolare il premio dell'assicurazione sanitaria nel prossimo futuro, per dare qualche esempio pratico, oppure per calcolare l'aspettativa di vita. Non lo sappiamo come possono essere utilizzati e noi dobbiamo essere qui, e qui serve l'etica per tutti noi che lavoriamo in questo settore, ma anche il diritto che garantisca il diritto universale dell'individuo rispetto alla collettività. Per noi che crediamo nella vita è importante tutelare anche l'individuo rispetto alla collettività, in quel momento particolare e nel suo futuro, l'individuo che dona i suoi dati, che dà i suoi dati o li offre per il proprio servizio. Allora fondamentale diventa l'istruzione, perché il consenso informato senza la capacità di comprendere non serve, non si può applicare, e quindi un grande intervento formativo che la faccia capire, anche un grande quadro
riformatore che possa consentire anche di sviluppare un business etico, perché noi non siamo contro la creazione di un'impresa che sfrutti le cosiddette terapie digitali. Le terapie digitali vanno molto oltre la somministrazione di un farmaco, sono la possibilità di avere una piattaforma che può guidare i comportamenti, l'attività fisica, la nutrizione, per enfatizzare o abbassare l'adattamento metabolico a un certo farmaco. E andando di fronte a una vita in cui la cronicità, per fortuna, è la risposta per l'allungamento della nostra aspettativa, la cronicità può essere vissuta molto meglio con le terapie digitali, che sono un accompagnamento. Allora concludo dicendo che le terapie digitali sono un esempio, sono delle app, per essere concreti, che sfruttano i nostri dati, che ci aiutano nei comportamenti, che ci aiutano a affrontare la vita. Ecco che esiste quindi una faccia positiva di questo mondo che noi stiamo attraversando. Allora, la call for action, secondo me, e anche questo convegno, in generale le attività della Pontificia Accademia Pro Vita, io credo che possano essere molto importanti per fare un passo avanti nell'universalità dei diritti, nella divulgazione delle potenzialità, nel darci a noi anche la possibilità di decidere come utilizzare questi algoritmi per il bene, per aiutare la cronicità, oppure per sfruttamento delle persone, per creare dei business che non sono, come dire, etici e che quindi vanno contro il principio di uguaglianza, ma anche per favorirne la diffusione, perché noi siamo qui oggi a parlare in un paese che ha un'aspettativa di vita di 80 e passa anni, ma siamo a poche migliaia di chilometri da un continente dove in molti paesi l'aspettativa di vita è inferiore di 30 anni alla nostra. Questo è uno dei più grandi squilibri della società e vorremmo evitare che questa grande trasformazione digitale della medicina diventi un ulteriore elemento di disuguaglianza e di sofferenza che divide i popoli piuttosto che avvicinarli. Grazie. Grazie a lei, professoressa, grazie per questa sottolineatura della crescita, della capacità di calcolo, dell'intelligenza artificiale. Sentivamo dire anche dal professor Benanti, cresciuti significativamente anche i dati. Quindi lei ha parlato delle opportunità in campo medico di questa crescita, parlava di algoritmi e medicina, però ha anche espresso bene il bisogno che c'è dell'incontro che si apre nei prossimi giorni, cioè di etica e diritto, diceva in particolare. E penso che per i prossimi giorni potete fare riferimento anche agli organizzatori per eventuali aggiornamenti sullo svolgimento, diciamo, delle giornate, se ci fossero. E vorrei sentire, vediamo se ci sono delle domande sulle cose che sono state dette e sui giorni che verranno. Prego. Salve, grazie della presentazione prima di tutto. Sono Giulio Meazzini di Città Nuova. Volevo fare una domanda al dottor Benanti. Lei ha detto che si augura di rendere compatibili la valutazione del bene e del male con l'intelligenza artificiale, rendere computabili. E c'è chi dice che questo non è possibile, in quanto gli algoritmi sono algoritmi, non hanno... possono simulare comportamenti, eccetera, sulla base di regole definite da un programmatore o imparate a seconda dei dati che vengono forniti, ma che la nostra caratteristica di definire qual è la cosa giusta da fare da soli in una situazione imprevista e imprevedibile o in relazione tra di noi non potrà mai essere simulata o resa computabile da un algoritmo. Che ne pensa? Grazie. Se mi è concessa una battuta, la risposta sarebbe mettetevi comodi, no? Nel senso che la programmazione, così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, avveniva secondo una rigida struttura logica di if this then that, in cui il programmatore doveva pensare a priori tutti gli if, cioè tutte le circostanze in cui si doveva trovare la macchina. E questo non ci ha protetti da errori madornali, penso per esempio all'esempio del Tevac 25, macchina per le radiologie, che ha ucciso tantissime persone perché c'era un errore nel codice. Ora, l'evoluzione del codice fa sì che questa struttura logica, sebbene abiti ancora l'algoritmo codificato,
cambi l'approccio della macchina, cioè la macchina non è più programmata per in una maniera in cui prevediamo tutte le circostanze di utilizzo, ma si addestra, tra virgolette, sui dati. Ecco, quello di cui parliamo qua non è surrogare l'etica alla macchina, no, ma è mettere noi dei guardrail etici, se mi consentite l'immagine, alla macchina, perché ci sia un free want, non un libero volere della macchina. Non stiamo qui per parlare di sogni transumanisti, ma per definire noi quali sono i limiti di operatività della macchina stessa. Ecco, la parte etica deve rimanere a noi. Parlare di renaissance, parlare di umano al centro, parlare di sviluppo al centro, significa che non siamo di fronte a una nuova stagione di competizione tra due specie, l'Homo sapiens e quella che potremmo chiamare, per rimanere in questo gioco di parole, la macchina sapiens. Ma c'è bisogno di cooperazione, c'è bisogno di lasciare l'umano al centro, c'è bisogno di mantenere il controllo di quello che accade. E questo è possibile solo se codifichiamo, cioè se mettiamo in silico, perdonatemi l'immagine non proprio corretta, quelle che sono le istanze di umanizzazione della macchina. È chiaro che quindi c'è già un primo no, non possiamo delegare questo che è un compito nostro. Grazie professore. Ci sono altre domande? Prego. Sì, buongiorno, Nunziata Comoretto, sezione scientifica Accademia per la Vita. Mi sembrava interessante condividere in questo contesto con i relatori e partecipanti la notizia che ha diffuso oggi una newsletter di informazione sanitaria rivolta ai professionisti e titola "L'intelligenza artificiale scopre un antibiotico superpotente". Io sono andata a prendere l'articolo scientifico pubblicato su Cell, che è una rivista prestigiosa di biologia, ed effettivamente risulta che sottoponendo a una rete, a un network neurale, un numero di più di 107 milioni di molecole, sono riusciti ad individuare 8 molecole di composizione chimica molto distante dalle molecole attualmente utilizzate per la formulazione degli antibiotici e che sembrano essere efficaci per germi molto resistenti e molto aggressivi per la clinica. Va bene, essendo questa la premessa, la reazione immediata è in relazione a questo titolo, "L'intelligenza artificiale trova", ho detto, no, è l'intelligenza artificiale che scopre o è l'uomo, il ricercatore che avvalendosi di uno strumento qual è l'intelligenza artificiale? Allora volevo chiedere in particolare al professor Benanti, dal punto di vista etico, è valida ancora la categoria anche etica di strumento? Cioè lo strumento ha sempre avuto anche un valore etico o dobbiamo anche un po' rinnovare, ecco, queste categorie che tradizionalmente hanno accompagnato la riflessione sulla tecnica, la tecnologia? Grazie. Sì. Dunque la risposta breve è venite al workshop e lo scoprirete. La risposta più lunga è secondo me in questo caso bisogna ricordare quello che diceva Walter Benjamin, studioso dello scorso anno, che parlava dello scorso secolo, perdonatemi, che parlava dell'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica ed altre opere di questo tipo, in cui diceva che di fatto l'artefatto tecnologico è uno strumento ermeneutico. La realtà che mi è narrata dal microscopio, cioè il microscopio non è neutrale, mi aiuta a raccontare della realtà una cosa. Ecco, l'intelligenza artificiale prende, diciamo, il posto di quel microscopio. Io qui mi fermerei perché in realtà poi applicare tutto questo all'umano richiede uno standard non improvvisato, ma di altissimo profilo scientifico, che è la competenza esattamente della professoressa Carrozza. Sì, io penso che questo esempio della ricerca nel campo dei farmaci sia quello che poi sta dando luogo a questo nuovo settore della in silico medicine, no? Che ha anche l'obiettivo di sviluppare dei modelli computazionali che, sfruttando la potenza di calcolo che noi abbiamo, ci permette di fare screening, per esempio, delle molecole nei confronti di problemi di resistenza agli antibiotici o altro. Questo è
Il discernimento è quello umano che dà l'obiettivo all'intelligenza artificiale. Dobbiamo risolvere questo problema della resistenza agli antibiotici che sta falciando più persone del coronavirus e dobbiamo quindi indirizzare la ricerca verso uno di questi obiettivi di sviluppo sostenibile. Cosa c'è di più etico e più umano di questo? Indirizzare una ricerca verso la possibile, come dire, velocizzazione del processo di screening delle molecole che possono evitare anche esperimenti su animali inutili e che possono quindi anche bypassare il tempo e risolvere un problema dell'umanità. Quindi si risponde da sola e confermo tutto questo. Senza questo discernimento si ritorna all'uomo senza qualità, no? E quindi al fatto di applicare tanti dati e robotizzare l'uomo. Noi vogliamo esattamente il contrario e penso che la linea che noi dobbiamo seguire è proprio quella di indirizzare questi, io li chiamo ancora strumenti, strumenti ovviamente è chiaro che sono strumenti che prevedono l'automazione di un processo cognitivo importante e l'intelligenza artificiale è un po' questo, è un'automazione di un processo, ma quando il processo è a livello di screening è un processo che è facilmente automatizzabile, si rende poi necessario una potenza di calcolo, ma la conoscenza della chimica delle molecole è nell'umano. Grazie professoressa, ringrazio anche gli altri relatori di oggi. Questa è sicuramente una delle conversazioni che proseguirà nei prossimi giorni, credo. E ringrazio anche tutti gli intervenuti, gli ospiti che sono qui in sala e i giornalisti che ci hanno ascoltato. E arrivederci a presto. Per le interviste è possibile rivolgersi al Banco degli Accrediti e delle operazioni media all'ingresso perché i relatori di oggi sono disponibili anche per eventuali interviste sul tema chiaramente del convegno, non su altro. Buona giornata. Magnifica.